È tutto un attimo, una canzone bellissima di Anna Oxa. Che anno era? Che anno era? 86, no? 86. Credo 86. 86, eccola qui, vedete, in questo look bellissimo, look meraviglioso. 86, sì, vinse Eros Ramazzotti con Adesso esatto. Tu. E quindi, insomma, ed era condotto da Loretta Goggi. Quindi, insomma, abbiamo così immaginato il periodo storico, perché tutti noi nell'86 c'eravamo già e quindi, sì. Ecco. Allora Barbara, e oggi facciamo un piatto, com'è questo piatto? Oggi facciamo un piatto, allora noi abbiamo una cosa carinissima che facevo, io arrivo, sai che ho girato un po', quindi la montagna, Ischia, un po' dappertutto. Ho avuto la fortuna di conoscere delle bellissime persone, tuttora nostri amici, quindi questo carissimo zio Camillo. Questo carissimo zio Camillo. Lo so che avrebbe voluto farlo Alfio, ma invece c'ero io. Ecco. Ah, era lì che gesticolava, lì, voleva dire. Capito, ecco. E quindi la nostra, noi facevamo, seguivamo Sanremo a casa di zio Camillo. La cosa bella era che siamo in tanti, tanti amici, quindi ognuno di noi portava un piatto. E tu si faceva una sorta di buffet. E questo piatto è legato? Io portavo qualcosa legato alla montagna, alla polenta, però rubavo qualche ingrediente ischitano, i latterini, insomma, cose che... Hai messo quindi insieme questa... un po' di cose, sì, esatto. Ed è venuta fuori questa ricetta. Allora, esatto. Ingredienti, cosce allora, di pollo... Allora, ingredienti, cosce di pollo, fusi di pollo, con funghi e bastoncini di polenta croccanti. Quindi, fusi di pollo, funghi champignon, datterini, un po' di spezie, burro, immancabile burro, un po' di brodo e il vino bianco, e poi per i bastoncini di polenta croccanti, che è un modo alternativo di mangiare la polenta, paprika, rosmarino e la polenta avanzata. Bene, quindi questo vedete, ognuno ha il suo piatto legato in qualche modo al Festival di Sanremo, perché o si mangiava sul divano o era conviviale, oppure come nel tuo caso... molto conviviale. Molto conviviale, giustamente. Poi la polenta è montagna, però i fusi di pollo si possono mangiare anche così, non è che vanno esatto, tagliati esatto, no, noi facevamo una sorta di buffet e quindi si seguiva un po', il nesto era quello di seguire esatto, il festival. Esatto, si seguiva il festival. E di criticare, e di certo. Dire la nostra, perché è il bello, no, che noi, a noi ci piace poi l'idea di, no, di dire questo mi piace, i look, le cose, no? È bella. Niente, questa piastra non mi è amica. Guarda, oggi. Sì, adesso va. Ce la facciamo? Sì, non lo so. Ecco. Sì, ce la facciamo, sì, eccola. Sì, va. Ho chiamato tre volte zia Cri adesso. Ecco, vabbè, guai se non ci fosse la zia Cri. Allora, abbiamo messo tre padelle. Qui cosa ci mettiamo? Abbiamo messo tre padelle. Qui adesso facciamo sciogliere il burro e ci mettiamo il pollo. Dai, dammelo a me che faccio io. Ok. Lo butto dentro così, senza... Sì, ok. Deve rosolare bene il pollo. Sì, aspetto. Poi, come ho detto prima, abbiamo rubato i datterini della terra e li andiamo a incidere con un taglio a croce, perché a me piace usare il datterino sbollentato, un po' dei pelati certo, un po' così. Espressi. Quindi abbiamo messo a bollire, serve qualche padella in più oggi. Vabbè, al contrario di quello che normalmente uso sempre poche padelle, invece oggi ho preso anche lo spazio di fava. Ecco. Veramente, guarda, oggi vabbè, ma non lo non possiamo concedere. Non dice niente, ma buffa, eh. No, non è vero. Cos'è che sta dicendo? Che no, non si dice che quando uno non dice niente, però buffa. È vero, stava sbuffando, vero? Ho visto, Perché di solito lui c'ha talmente tanti piatti che dobbiamo sempre dargli la cucina centrale, che è quella più grande. Ecco. Allora, abbiamo messo a sbollentare... Ecco qua. Abbiamo messo a sbollentare... Queste qua te le lascio a te. Allora, devono dorare bene e quindi una volta dorate poi andiamo avanti. Di qua abbiamo messo a sbollentare i datterini. In questa padella andremo a fare il sughetto di datterini e nel frattempo andiamo a fare i funghi invece qua trifolati. Là. Quindi. Pensa che quel Sanremo è stato uno degli ultimi Sanremi che ho visto in famiglia. Perché poi sono partita per le stagioni... E non sono più tornata. Vedi, e quindi anche quel ricordo lì. Certo. Ad esempio, a proposito di look, quello di Anna Oxa ha sempre fatto molto scalpore, a parte che è ancora oggi una donna bellissima, ma faceva parlare di sé, perché poi Sanremo è anche quella roba lì, cioè è anche usare dei vestiti particolari che sicuramente facciano parlare. Perché non è che uno mette il tailleur, no, Sanremo. Però devo dire che, guarda, le ultime due stagioni, secondo me, sono state anche caratterizzate da un ritorno delle belle... Cioè, sono sempre state canzoni più belle, meno belle. Sì, però c'è stata una concentrazione di qualità, secondo me, non e questo è proprio merito di Ama, che come direttore artistico è bravissimo, perché va proprio a cercare anche le novità.
che piacciono ai ragazzi, quindi allargato a un pubblico che prima era solo un pochino più age, invece un pubblico anche che guarda il festival per vedere le nuove tendenze. E quindi c'è un po' di tutto, sia il pubblico, come dire, che lo guarda come noi, come me, perché però anche tutto il pubblico, ad esempio, di mia figlia, che invece sì, poi, con una spalla come Fiorello. E poi insomma c'è Fiorello che è arrivato, l'avete visto con i bigodini, che è veramente unico, guarda, è veramente unico. Allora, queste qui le facciamo andare come stiamo facendo, di qua abbiamo messo uno spicchio d'aglio, quindi andiamo a sbollentare i datterini. E li andiamo a mettere... Con la pelle tutto. Con la pelle, esatto. Sì, perché questo ci serve soltanto per addolcirli. Vedi che hanno la pelle molto sottile. E per andare a schiacciarli un pochino, per facilitare un attimo la cottura. Là. Con una forchetta. E vai. Questi invece stanno sempre qua, cuociono sempre qui, questi qui vanno qui, dopo vengono unite anche qui. Adesso qua siamo andati invece a trifolare i funghi velocemente. Dopo uniremo tutto e con l'aiuto del brodo li andiamo a cuocere per una cinquantina di minuti. Ma il vino bianco serve per qualcosa? Il vino bianco adesso serve qua. Allora, aspetta che lo metto, mi immaginavo. Anche per berlo non sarebbe una cosa. Anche per berlo, però in questo bicchiere no. Anche il bicchiere vuole la sua parte. Questo è quello da cucina. Poi c'è quello, dimmi tu, Vai, vai. Occhio. Vai. Là. Ecco. Tutto. Un bel bicchiere di vino bianco, ecco, avete visto? Non siate generoso. Poi sfuma, quindi, sfuma. Sì, sfuma. Vedete, adesso questo qui aspettiamo che si asciuga. I funghi naturalmente noi poi dopo lo diciamo che hanno una tempistica diversa. Questo magari togliamo... che scotta, manca solo che... Tanto ti fai male oggi, non toccare niente. No, ma volevo togliere, me lo leggo io. È il piccolo chi... No, perché io penso sempre alle inquadrature. Allora dico, quello davanti, se uno vuol fare un solo l'altro laterale non riesce. Poi noi tocchiamo così, senza niente, sembra... Io guardo, io sono una conduttrice vecchia scuola. Adesso vi racconto le cose. La conduttrice vecchia scuola, che però ha l'occhio lungo, guarda molto i monitor. Perché il lavoro con la regia, noi siamo sinergici tutti, quindi se io vedo che inquadro una cosa, cerco di descriverla e viceversa, guarda, se io vado su una cosa, l'altro mi segue. Quindi è molto importante, lo dico ai conduttori giovani, guardare anche, soprattutto quando si è in diretta, quindi le immagini sono reali, e c'è tutta una sinergia tra tutti noi, qui è un gioco di squadra, ragazzi. Infatti ti stanno inquadrando adesso mentre parli. Adesso mentre vedi, adesso stanno inquadrando la polenta, perché lei stava andando inquadrando sulla polenta. Io vedo la polenta, polenta e dico, allora, cosa serve la polenta? Quella è quella avanzata, è pronta. Quella è quella avanzata. Allora, noi abbiamo fatto il sughetto con le nostre spezie. Diciamo che a Ischia io andavo anche a prendere, mi facevo portare la piperna. Certo, che tu sei passata da Ischia ai Monti. Ai Monti, cioè, a Roma, Frascati, a Roma, anche, certo, abbiamo anche Frascati. Perché per lavoro è stata dappertutto. Esatto, adesso andiamo a mettere il pollo qua dentro. Diciamo che... No, questa qua non è la pinza ideale. Facciamo no, così, sono guarda. Stata io che ho fatto questa roba perché per girarla era giusta dopo... Quindi senza il sughino che facciamo restringere? No, con questo sì, dovremmo farlo restringere un pochino. Noi adesso ci serve anche un po' di sughetto. Le coscette devono andare una ventina di minuti da sole con loro Chiaramente con i loro tempi vino. Non sono questi. Voi dovete asciugarlo bene, questo si restringerà. Esatto. Però un po' lo andiamo a mettere adesso dentro. Dimmi tu. Vai. Ok. Ma se dai. Crepi la varita. Anche i funghi saranno più trifolati, quindi saranno comunque sicuramente tutto molto più cotti. Cotto. Sì, anche perché sennò non avrebbe senso. Lì abbiamo il piatto finito nella cucina di Fava. Cioè, scusami, non ho capito. Ah, è qua. Io mi sono presa fuoco. Vedevo, aspetta, no, io volevo mettere fuoco. Intanto il coperchio, giusto? Ok, perché allora adesso abbiamo già salato, praticamente noi abbiamo speziato, salato, i funghi trifolati hanno già il loro intingolo. A questo punto li facciamo andare un pochino, poi andiamo mettiamo a metterci il brodo. Adesso qua perché ce n'è tanto, perché naturalmente non abbiamo rispettato i tempi di cottura, ma il brodo serve, vedete così. Togliamo un po' tutto. Lo copriamo e qua va bene. E ci liberiamo un po' qua perché sennò veramente non ci possiamo più muovere. Aspetta, che non vorrei... No, ma... Si sa mai. Non si sa mai. Per quanto riguarda invece i bastoncini di polenta... che noi abbiamo già anche preparato un pochino, quando avanza la polenta, oppure quelle mattonelle di polenta che comunque troviamo, li andiamo a mettere in una pirofila, un po' come delle patatine.
Come delle patatine, delle chips? Esatto, le classiche patatine fritte. Andiamo, il sale non serve perché è già all'interno. Andiamo a metterci un po' di paprika, un po' di rosmarino, un filino d'olio, pochissimo, e li andiamo ad infornare a 200 gradi, rosmarino bello tritato, okay, a 220 gradi per 40 minuti. In forno? In realtà i tempi sono uguali, nel senso che il pollo ha bisogno di 40 minuti di cottura, le chips hanno bisogno di 40 minuti di cottura, queste in forno e quelle in padella, e andiamo a comporre il piatto. E via, hai capito? Che forte. Tra l'altro c'è una pisola. Sì. Tra l'altro riflettevo sul fatto che ci sia anche il riso, no, oltre alle 5 P, che però non è una P. No, primo. Oh, primo. Guarda che bello. Queste chips penso che le mangerebbe anche la mia figlia, che mangia solo patate in questo periodo. E quindi belle. Ti assaggerò una, va. Poi saranno un po' più croccanti. Cioè, nel senso, se vediamo che portandole fuori dal forno sono morbide, non preoccupiamoci perché raffreddandosi diventano croccanti. Diventano croccanti, vero? Buona. E questo è, vedi, lo sfizio, per comunque sai che a Ischia non è che si usa proprio la polenta. Quindi ho riportato la polenta, quello pronto è qui. Guardate qua, ho riportato, vedete, la polenta così, in modo diversa. Questo era quello che noi abbiamo messo in cucina, morbido. Piano piano, andando 40 minuti, diventa... Questo è il make-up, prima e dopo il trucco. È vero o no? Giusto. Anche noi quando arriviamo siamo in un modo, e quando poi andiamo in onda siamo in un altro, no Barbara? E vi assicuro che le coscette di pollo sono tenerissime. Meraviglioso, no, ma poi questo è un altro piatto col pollo che a noi piace sempre, perché il pollo è una cosa che in casa, o li fusi, o le alette, o i petti di pollo, meno a casa mia, ci sono, è vero, sempre. È vero, in tutte le case, quindi uno arriva, lo fa, è un piatto semplice, avete visto, funghi, pomodori sbollentati prima, messo tutto insieme con tempi di cottura un pochino da rispetto, e poi l'idea bellissima di queste chips, se vi avanza la polenta, se no fatela, e che sembrano delle patatine. Dedicato forse non ad Anna Oxa, ma questo è un piatto che lei ricorda, Sanremo 1986, Anna Oxa è tutto un attimo, con le chips, il piatto di Barbara De Nigris. Grazie.